Economia sommersa, frodi fiscali, evasione internazionale, ma anche contrasto allo sperpero di denaro pubblico, lotta alla contraffazione e dalle violazioni alle norme a tutela del mercato nazionale. Questi i principali fenomeni presi di mira dalle fiamme gialle di Gorizia nel 2013, con 400 ispezioni fiscali e oltre 5.000 controlli, che hanno portato contestazioni per 63 milioni di euro di redditi non dichiarati e 4 milioni di IVA non versata. I dati sono stati illustrati dal comandante delle fiamme gialle isontine, Fabio Cedola. 24 persone sono state denunciate per violazioni alla normativa tributaria, mentre sono in fase di valutazione 81 proposte di sequestro e confisca per 3 milioni di euro. I finanzieri hanno scoperto 34 evasori totali e paratotali, con il recupero a tassazione di oltre 56 milioni di base imponibile. Particolare attenzione è stata posta al settore della lotta al sommerso, con la scoperta di 189 lavoratori in nero o irregolari. 46 contribuenti hanno aderito spontaneamente ai rilievi mossi dai finanzieri senza attendere l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, consentendo così l'immediata riscossione degli importi a loro contestati, pari complessivamente a 9 milioni di euro. Su delega della Corte dei Conti sono state anche avviate specifiche indagini nel settore della pubblica amministrazione e servizi, con la contestazione di un danno erariale quantificato complessivamente in 219.000 euro.